Io volevo registrare la reazione ai video, ma il risultato è questo. Il diluvio universale, io chiudo le finestre, si sente il casino, grazie vita! Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Quest'oggi ragazzi andremo a vedere un hack di Pokémon X e Y nella quale gli sprite dei personaggi, diciamo, principali del gioco in sostanza vengono sostituiti da dei Pokémon leggendari. Ora, avendo visto le altre hack, ho come l'impressione che questi Pokémon leggendari saranno un pochino spastici, ma il video non l'ho ancora guardato e lo guarderò insieme a voi. Ovviamente, come al solito, trovate in descrizione il link originale del video e vi invito, se vi piace questo format, a lasciare tantissimi mi piace e commentando, lasciando, diciamo, dei video, dei link o qualsiasi cosa di un video che al quale vogliate che io faccia una reazione. Ok, oggi ho dei problemi con la lingua italiana, fatevene una ragione. Se dirò strafalcioni, fate come se non aveste sentito. Detto ciò, vi ringrazio tantissimo perché lo scorso episodio, se così si possono chiamare, di questo format è andato davvero bene. Penso sia finito, non so se in qualche consigliato. Comunque l'avete visto in tantissimi, quasi 6.000 visualizzazioni, tanti mi piace. E quindi vi ringrazio davvero tanto. Anche il video precedente ha subito un aumento drastico delle visite. E quindi nulla, sono davvero contento che questa serie vi piaccia. E quindi mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace. Detto ciò, ragazzi, premiamo il nostro magico pulsante che voi non potete vedere, ma io sì. Ragazzi, ogni volta che si preme questo pulsante in questo genere di video è un parto, ma ok, perfetto, l'ho fatto, l'ho fatto. Ok, c'è il personaggio che sta uscendo dalla casa, perfetto. Tutto normale? Oh, cazzo, la porta. Ah, ok, penso che. Ok. Allora, c'è Zygarde che è compenetrato nell'albero di fianco a lui e c'è i Veltal che gli sta tirando le alate. Tra l'altro, ragazzi, è un video lunghissimo, quindi penso lo taglierò. Non sto sentendo l'audio di sottofondo, se c'è. Perché sì, perché questo pulsante magico non me lo permette. Ok, perfetto. Ho notato con piacere che. Cioè, no. I Veltal ha appena trapassato l'arco a volta. No, dicevo. Ok, no, aspettate. Allora, quindi, immagino ci sia Xerneas a sto punto. L'altro non so chi sia. Ok, è Mewtwo, ma quella non è un'orgia. È un'orgia di Pokémon. Che cosa brutta, raga. Che cosa orribile. Io sono finito in mezzo all'orgia. Mi fa piacere. Allora, fermi. Xerneas dovrebbe essere tipo tierno. Mewtwo trovato. I Veltal Serena e Zygarde. Xana, tipo una roba del genere. Ok, perfetto. Trevor, sì. Ok, sì. Ok, non me lo ricordavo diverso trovato, ma va bene così. Noto i Veltal che sta praticamente scontrando le facce di. Avete presente tipo le robe da bully? Tipo che fai così. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ho un appuntamento romantico con Zygarde, ragazzi, che mi fa piacere. Ok, i Veltal cosa sta facendo? Ok, no, me ne sto andando. Zygarde è fermo, se tipo fossilizzato, ragazzi. Non andrà a parlare con. Ok, sto parlando al culo di Veltal, mi fa piacere. E anche quello di Zygarde, attenzione, non ci facciamo mancare nulla qua. Ok, ci cura i poi Veltal che ci cura i Pokémon. In teoria, secondo le descrizioni del Pokédex, li ammazza. Però attenzione, qua uno scatto di buonismo incredibile. Ok, perfetto, stiamo tornando indietro. Cos'è sta roba? Oddio. Cos'è quello? Ah, ok, era l'ala di Veltal. Mi sembrava uno Xerneas che stesse. Ok, perfetto. I Veltal si gira e evidentemente strabico, ragazzi. Però va bene così, non ci facciamo mancare nulla qua. Ok, la madre di Serena, che Serena non c'è qua, però va bene così per la gioia di Trainer Tia. Ok, c'è Zygarde che ha appena trovato un selvatico. Perfetto. Ma è la fortuna del selvatico, ragazzi. Ok, perfetto. Zygarde ha catturato un Pokémon. Mi piace sta roba. No, non è Sauna, non è Sauna. Mi dispiace, è un Iveltal, figliolo. È un Iveltal fottutissimo. Perché deve fare il fossile quest'uomo? Bello. Beh, commovente, davvero. Siamo sotto il culo di Universo e gli scappa la cagata proprio pua, in testa. Perfetto. Spero che non stiate guardando questo video tipo nelle ore di pranzo barra cena. Non sarebbe una buona cosa. Cosa? Perché? Attenzione. Ok, perfetto. Siamo dentro la Santa Lune Forest. E i Veltal ci appare dal nulla, letteralmente. Da un buco nero lui appare così, il suo culo in bella mostra. Mi fa un piacere. Cosa ho visto? Cos'è? Cos'è Michael Jackson? È Michael Jackson. Perché?
Oddio, ho visto una roba bruttissima. Cioè, il Mewtwo che sta prendendo a codate in faccia, letteralmente, il povero bulletto. Ok, perfetto. C'è Yveltal che va nell'erba alta, ma non ci va mai perché sta volando. Ok, perfetto. Sta raspando l'erba. Yveltal passione giardiniere, ragazzi. Ok, però ci dà un Paralyze Heal che potrebbe tornarci molto utile. Ok, perfetto. Avere questi Yveltal alla ho visto Xerneas fare cose poco consone al suo rango. Ok, bravo. Saggia scelta di aggirare il bullo che non si è mai affrontarlo con un Yveltal di fianco, ragazzi, perché è veramente pericoloso. Ok, ciao Michael. Perché mi devi... Perché... Oh, mi mostrano il culo. Va bene tutto, ma... Ok, buongiorno. È arrivato il serpentone slittante. Perfetto. Oddio, mi ha caricato! Mi ha caricato di cattiveria, mi sta inglobando. Che cosa brutta. Sto parlando col petto. Stavo per dire cose più brutte, ma... No, Ale, ti devi levare dalle palle, tipo, tantissimo. No, nulla. Come se non avessi detto nulla, Mi raccomando. Ok, perfetto, adesso, ok, beh, commovente, ho visto uno Zygarde sfrecciare. Ho notato con piacere, cos'era? Cosa, è la cosa più brutta che io avessi mai visto. Ok, si stanno trapassando, ma, Xerneas, no. Cioè, Mewtwo mi caga sempre, ragazzi, allucina. Mi sento estraniato da questo gruppo. C'è qualcosa che non va in me. Solo perché non ho gli HP mi state escludendo, bastardi. Siete proprio degli infami, pensate solo a voi stessi. What are you gonna do, Serena? Vado ad Alola. Sì, non c'ho nulla da fare alla fine. I wrote down 10 different heroes, one for you. Grazie, Zygarde. Che... l'Adventures Rus da Zygarde. Non capita tutti i giorni, ragazzi, di ricevere un libretto da un Pokémon leggendario che slitta come se ci fosse il nulla davanti a lui. L'attrito si va a far fottere in questi giochi. Perfetto, ok, proseguiamo. C'è Mewtwo che con la sua solita espressività allucinante mira le composizioni floreali sull'erba. Perfetto. Xerneas che ovviamente attiva, diciamo, è molto... Ok, noto con piacere che anche Yveltal penso si sia frizzato. Ok, perfetto, è piuttosto inquietante questa roba. Perché anche Yveltal è bloccato a mezz'aria. Ha visto il serpentone del secondo libro di Harry Potter. Ok, perfetto, non mi piace sta cosa. Cos'è? Perché? Ma... Oddio, si muove decentemente, non ci credo! Si muove decentemente, miracolo! Mi viene da piangere! Si sta muovendo in maniera normale! Perché io me le chiamo certe... Ok, no, allora, se camminiamo si muovono in maniera normale. Rivelazione, non me l'aspettavo, figliolo. No, davvero, ci sono rimasto male. Poi se si corre cominciano a slittare come dei cazzo di siberiani. Però va bene lo stesso. Che poi tra l'altro non penso che siano i siberiani, sono gli eschimesi. Però fa niente, dettagli molto divertente comunque girare attorno agli alberi. Lo faccio spesso, anch'io ve lo consiglio, un'ottima attività. Never care for what they do. Never care for what they do. Beh, cosa è successo? Ok, perfetto. È arrivato il... Ok, lui... Ma ciao Michael, è stato fantastico, ragazzi, Michael, vero? Il mio amico d'infanzia. Diciamo che ha delle disfunzioni Oddio, si muove a scatti, che cosa brutta. Che cosa bruttissima, ragazzi. Inguardabile. Oddio, ok. Ok, no. Cioè, che... ho visto di meglio nella mia vita, diciamo, ecco, mettiamola così. Michael, le gambe vanno mosse avanti e indietro, ti prego. Oddio, ma perché con Zygarde funzionava bene, raga? Ma seriamente, no, aspetta! No, no, al centro Pokémon, è al centro... Oddio! È al centro Pokémon, merda! No? Sì! Lo sapevo! Lo sapevo! Monello, Yveltal al centro Pokémon, la pazzia! E giustamente non è che la gente si spaventa, no? Cose... Che cosa è successo? Tutto normale. Tutto normale. Tutto normalissimo. Ciao Michael, non sapevo che anche tu frequentassi i centri Pokémon. Mi fa piacere che dall'alto della tua eleganza tu riesca in questi modi Arcania. Oddio, ha fatto un movimento che non sia il Moonwalk.
Ok, perfetto. Le cose belle, ovviamente mi dà sempre le spalle perché non sia mai che io possa guardarlo. Ok. Mi trovo al tavolo con un Mewtwo. Cosa? Ah, ok, è ripartito. LOL. Ok, l'ultimo era un po' un fail, però vabbè, fa niente, dettagli. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sono divertito a registrarlo, a guardare questo filmato. L'avrò spezzato in molte parti perché comunque registro da 20 minuti. Comunque trovate nella descrizione, insomma, il link originale, quindi se volete vederlo per intero potete tranquillamente passare dal canale dell'autore. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un bel mi piace e un commento qui sotto consigliandomi altri video da analizzare, da recensire, a cui fare reazione, chiamatelo un po' come volete. Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo in un prossimo video.